casa mia eravamo decisamente laici, perché mio padre intanto era quello che all'epoca si definiva un libero pensatore, perciò aveva degli atteggiamenti anche in politica, era tendenzialmente democratico, diciamo liberale per l'epoca. Tra l'altro mio padre aveva combattuto nella Grande Guerra come soldato italiano e perciò si sentiva molto italiano. Era orgoglioso di questa sua partecipazione alla guerra nazionale. E a casa nostra, magari, ecco, come il signore mi chiedeva prima che se mangiavamo maiale, no, non si mangiava, però non ci facevamo sopra una grande storia. E non è che la trasformavamo in ideologia, a casa nostra si usava così.